cazzo non avete fatto? La rabbia, il dolore, l'ira, la terribile sensazione di essere impotenti, sconfitti davanti a una tragedia per molti annunciata. Daniele Mondello è l'uomo che da circa un anno aveva una relazione con Lidia, la donna di 42 anni uccisa a colpi di pistola ieri mattina a Vicenza. Una storia nata sul posto di lavoro. Daniele è il fratello del datore di lavoro della vittima, una storia con cui Lidia era tornata a credere nell'amore. La sua rabbia è esplosa ieri davanti alle forze dell'ordine, ribadita oggi al quotidiano Repubblica. Colpa dei giudici che hanno liberato il killer, racconta Daniele Mondello. Ora vengano a vedere la mia Lidia nella bara. Era uscito di cella il killer, che era stato arrestato per le violenze all'ex nel 2019 e gli era stato revocato anche il divieto di avvicinamento. Di tragedia annunciata parla anche il fratello di Daniele, Benedetto Mondello, che a Lidia aveva dato un lavoro con cui manteneva i suoi due figli. Gente pazza, gente che va in giro tutto il giorno senza far niente, mantenuta da redditi, robe, e questi si permettono gli avvocati gratis perché poveretto non lavora. Un uomo di, come mi hanno detto, alto 2 metri, non lavora, non fa niente, ha tutto il tempo di causare problemi, no? Il killer, che ha ammazzato due donne che diceva di amare, uccidendosi, ha messo fine a una vita, la sua, scandita da minacce, botte, aggressività, violenze. Zlatan, il violento, aveva reso impossibile la vita all'ex moglie, picchiata selvaggiamente, spedita più volte in ospedale. Ti cavo gli occhi, ti uccido. Erano queste le frasi della realtà che sostituiva la dolcezza che vendeva nelle foto postate sui social, dando di sé un'immagine lontana, anni luce, dal violento che era. L'ordinanza di arresto del 2019 parla di un uomo incapace di controllarsi, anche in presenza dei figli, costretti ad assistere alle continue vessazioni dell'uomo. Un quadro peggiorato dal consumo di alcolici. Il giudice scriveva 4 anni fa di ritenere altamente verosimile il verificarsi di nuovi episodi di violenza, tanto più in ragione dell'allontanamento dalla casa della donna. Potrebbe, si legge nel dispositivo, esserci un'escalation in termini di gravità e condurre a tragiche conseguenze. Quasi una sorta di premonizione. Eppure, senza che nessuna legge sia stata violata, Zlatan, il violento, era uomo libero. Libero di uccidere 2 donne in poche ore, di lasciare senza mamma 4 figli, di compiere una strage annunciata.